Le qua! Fermi! Avvicinati, stronzo! Su, veloce! Bravo, Rex! Che cazzo volevi andare? Alzati! Dai, veloce! Dai! Sto cane maledetto! Legatemi! Ma che dici? Ma che sta a dire? Ok, non ne conosci il mondo! Vabbè! Ok! Rex! Oh! Ma che ce lasci qua? Ma dove vai? Rex! Che c'è? Merda! Fate sapere che fine ha fatto l'ispettore Monterosso? Sì, d'accordo. Ah, eccolo. Lo so, chiedo scusa, dottore. Buongiorno. Giornata piena oggi, eh? Eh sì. Senza offesa, dottore. Se metto la faccia di un cadavere. Non mi sembra la battuta adatta. Chiedo scusa, potevo usare termini più felici. Sono loro i colpevoli. E questi, con quelle facce? No, questi sono due criminali da 4 soldi. Sono finiti qua perché ce l'abbiamo portati noi. E della vittima che cosa sappiamo? Questo è il punto. È che non abbiamo elementi necessari per capirci qualcosa. Beh, è un gran bel casino, eh? Se Rex non l'avesse trovato sarebbe rimasto in quel pozzo per chissà quanto tempo. Dottoressa! Oh, buongiorno, Terzani, Monterosso. Buongiorno. Allora? Beh, da qui è difficile dire qualsiasi cosa. Potrebbe essere stata la caduta a rompergli l'osso del collo, ma anche a procurargli tutti questi tagli diffusi, vede? Anche se questa ferita mi fa più pensare a una colluttazione, come se qualcuno gli avesse fatto sbattere la testa con violenza. Comunque, anche solo averlo spinto dentro vuol dire che l'assalitore aveva una certa forza, perché al nostro amico qui i muscoli non mancano. Forse proprio la muscolatura può dirci qualcosa. Un abituato a fare lavori pesanti, un clandestino. Sa qual è la costante di voi uomini, Terzani? L'intuito. Che non abbiamo, immagino stia per dire, no? Esatto. Soprattutto quando ragionate per luoghi comuni. Ci illumini allora, dottoressa? Allora, guardi qui. Addominali sviluppati, ma anche bicipiti e quadricipiti femorali. I lavori pesanti, in genere, sviluppano solo certi muscoli a scapito di altri. Ecco, questa, invece, è la muscolatura di un uomo abituato a un allenamento continuo e completo. Quindi più un tipo da palestra, magari. Più tipo da palestra, magari, sì. Inoltre, guardi, si vede appena, ma impianto dentale. Questi possono arrivare a costare diverse migliaia di euro. Allora, se il nostro amico qui era un clandestino, beh, se la passava decisamente meglio degli altri in questo paese. Quello che non capisco io è perché spogliarlo. Quindi sembrerebbe quasi un gioco erotico finito male. Potrebbe essere. Sappiamo l'ora della morte. No,
però c'è già rigidità e marmorizzazione. Per me tra i 5 e i 6 giorni fa, non di più. 5 o 6 giorni? Beh, ci sarà sicuramente una denuncia per scomparsa. Va bene, vado a dare un'occhiata in giro. Arrivederci. Tra poco, arrivederci. Provo a fare un ultimo tentativo. No, niente di niente. Ho anche fatto un controllo dalle ultime 2 settimane, ma non risulta niente. Nessuno ha denunciato la scomparsa di quest'uomo? No, ho anche fatto il controllo delle impronte digitali. Cos'è, incensurato, tanto per rendercela più facile? Esatto, nessuna delle impronte schedate corrisponde al nostro database. Hai provato a controllare se ci sono denunce all'estero? Sì, ma così, senza sapere neanche la nazionalità della vittima, è come cercare alla cieca. Non mi rendo conto. Certo, 6 giorni sono decisamente troppi perché nessuno lo cerchi. Dai, prova a fare il possibile, Laura, ok? Va bene. Di scoprire chi sei, uomo senza nome. Pronto. Tesoro, finalmente. Aspettavo una tua chiamata, invece sei scomparso. Ciao, Veronica. Non posso parlare ora. Cos'hai interrotto qualcosa? Sei con la tua mogliettina? Per favore. Sentiamoci dopo. Scusa, sono davvero molto incasinato. Sai che ci tengo a te. Però hai paura di me. Non ho paura di te. Forse dovresti cominciare ad averne. Dai rilevamenti della Randalli è saltato fuori che la vittima era morto a stomaco pieno. Abbiamo fatto analizzare il bollo alimentare che ci ha inviato e gli escrementi espulsi dal cadavere in fase di putrefazione. Che schifo. Abbiamo trovato tracce di amido di riso e di pesce a livello di cottura nullo. Cioè, vuoi dire crudo? Sì. E quindi sushi? No? Pesce crudo, riso... Sushi, sì, perché no? Ma vicino a dove hanno trovato il corpo non c'era quel nuovo Daruma a Via L'America? Daruma? Sì, me lo ricordo perché fanno un kirashi buonissimo. Ah, se così fosse, potrebbe essere quello l'ultimo posto in cui la vittima ha mangiato. Ma mitico, genia! Grazie, grazie mille. Ah, senti, senti, perché non andiamo a cena lì una di queste sere? Dove hanno trovato il cadavere nel pozzo? No, vabbè, detta così è un po' strano, però... Perché no? Domani? Domani. Ciao. Sushi. Dottore, già che ci stiamo, possiamo unire l'utile al dilettevole, cioè possiamo mangiarci qualcosa qua. Ah, ti piace anche la cucina giapponese? Mi sono mezzo fatto influenzare da Fiammetta, se la ricorda. Basta non pensare al fatto che tu stai mangiando del pesce crudo. Una volta ho mangiato talmente tanto salmone che poi ho risalito il Tevere a piedi, fino alla fonte. Salve. Salve, buonasera. Buonasera. Mi dispiace molto, ma lui non potrebbe entrare. L'avevo detto, dai. Dai, Rex, dai, poi ti porto il sushi. Quanti siete a mangiare? In 2. No, no, guardi, non siamo qua per mangiare. Siamo della polizia. Vicequestore aggiunto Marco Terzani e l'ispettore Monterosso. Possiamo farle qualche domanda? Certo. Domo arigato.
Ah, grazie, è molto gentile. È così, no? È giapponese. Sono un cinese. Ecco, infatti. Mi scusi per la foto, ma abbiamo solo questa. Ha mai visto quest'uomo? Crediamo che possa aver mangiato qua circa una settimana fa. Se lo ricorda? Sì, credo di sì. Era qui sabato sera, insieme a una donna. Una donna? Una donna molto elegante, un po' più giovane di lui, italiana. Ma ricordo che aveva i capelli tagliati corti e un tatuaggio sul braccio. Senta, può dirci qualcosa di più preciso? A che ora sono arrivati? Dove sono andati? Hanno preso un taxi, intorno alle 22. Poi però non so veramente dove siano andati. Ma sono clienti abituali? No, era la prima volta che li vedevo. Non è Rex questo? Rex, grazie. Rex! Rex! Rex, c'è Rex. Sangue? Sì. Chissà cosa vuol dire questo? Che abbiamo trovato il posto dove è stato ammazzato. Forse abbiamo pure una sospettata. E come la cerchiamo? Ne sappiamo esattamente quanto della vittima, cioè un bel niente. Quasi un bel niente. Sappiamo che ha preso un taxi. Bravo, Rex. Dai, andiamo. Sì, per le 22 più o meno. Esatto. Ha preso il taxi e è partito dal ristorante Daruma di Viale America. D'accordo, sì. Funzionerà bene. Sì, sì, mi dica. Perfetto, grazie, salve. Abbiamo un indirizzo. Scusi, sto cercando una ragazza che abita in questo stabile. Sui 30 anni, bionda, capello corto, ha un tatuaggio. Sì, vabbè, ma te chi sei? Che io mica posso dare informazioni sulla gente così, eh? Peccato, è l'unico portiere che non parla. Polizia. Ah, e allora una che corrisponde alla descrizione c'è. La Lucini, al terzo piano. Grazie. Ehi, ma dove vai? Tanto non c'è partita. Partita? Per dove? Di questo non ne ho la più pallida idea. Non sa neanche quando? Orientativamente una settimana fa, giorno più, giorno meno. Senta, l'ha mai vista con un signore alto, muscoloso, di colore? No, mai. Mai. Perfetto, grazie. Prego. Rex, andiamo. Ti sei spaventato troppo? Mi spiace. Ho sempre tanto lavoro in questi giorni. Le solite scuse. Forse potresti costringermi a fare qualche pazzia. Pazzia di che tipo? Sai come sono fatta. So dove dormi, so che orari fai. E domani torno lì a Roma. Qui non è possibile. Scommettiamo. Facciamo così. Se domani torni a Roma, vediamoci da te nel pomeriggio. Ti aspetto domani da me alle 17. Ho sempre detto io, se ci tieni la tua privacy, c'è solo un modo di usare internet. E cioè? Non usarla affatto. Veronica Lucini,
Vediamo su questo social cosa dice. Allora, è diventata single da poco. Mm-hmm. Quindi vediamo se ci dice anche con chi era fidanzata. Corrado Boccea. Corrado Boccea, va bene, se non c'è nient'altro cerchiamo questo Corrado Boccea. Veronica è una persona molto riservata. Io non posso dirti di conoscerla bene. È stata una cotta, niente di più. Era amica di alcuni miei amici, siamo stati insieme per un po' di tempo, anche bene. Quindi non sai dove io possa trovarla? No, adesso no. E onestamente neanche mi interessa. E lui? Lo conosci? Ma questo è morto. Un po'. E che c'entra Veronica? Stiamo cercando di capirlo. No, non so chi sia. Non so, magari un amico di Veronica, un amico intimo. O un amico comune. No, non credo. Io non ne so niente, veramente. Guarda, qui il problema non è capire se tu stia mentendo, perché è evidente che tu stai mentendo. Il mio problema è capire perché. Guardi, che io veramente non lo conosco. Senti, non è questo il punto, dai, ti prego, fammi riflettere serenamente. Tu e Veronica avevate dei progetti insieme, partiamo da qui. Magari a un certo punto vi siete pure sposati. Una cosa intima, poche persone, soprattutto non in chiesa. E poi avete rotto. E adesso tu vai in giro a dire a tutti, amici, conoscenti, che l'hai superata, mentre invece la realtà è un'altra, giusto? E lei come lo sa? E il matrimonio non è stato registrato, ma il tatuaggio all'anulare è una specie di anello, no? Scommetto che anche lei ne ha uno simile. L'hai coperto perché avete rotto. Ma quando nomino Veronica, lo tocchi. L'ho lasciata io, sa? È un ufficiale dell'esercito. Un militare? Stare con un militare è un incubo. Non sapevo mai quello che facesse. Dove? Con chi? Quindi se lei mi sta chiedendo se questo tizio è il suo amante o uno dei suoi uomini, io le posso dire sì, può darsi. La verità è che io veramente non so chi sia. Senta, volevo prenotare per stasera, per due. È possibile? Ma tra un'oretta, massimo? Sì. Grazie, va bene. Malforti, grazie. Laura, ho sentito l'esercito. Dove si trova e che cosa sta facendo in questo momento Veronica è un segreto militare. Quindi ho bisogno che mi cerchi il suo traffico mail e telefonico, subito. Ma ci vorrà un sacco di tempo. Infatti, secondo me è meglio che iniziamo subito, almeno. No, è che pensavo già di venirle a chiedere di uscire un po' prima stasera, che tanto tra 20 minuti comunque dovrei andare. Hai un problema? No, è che sono in ritardo per un appuntamento piuttosto urgente. Ma è successo qualcosa di grave? No, no, vabbè, posso rimandare. Ma sei sicura? Sì, sì, sì. Va bene, mi ci metto subito. Ok, grazie. Senti, ti dispiace se rimandiamo stasera quel sushi? Che la Fiori mi ha dato delle cose da fare. Ma non preoccuparti, non c'è problema. Tanto, tra parentesi, il sushi mi ha sempre fatto anche abbastanza schifo. Ah. No, ma l'avrei mangiato volentieri, non c'è problema. Non figurati di me. Ah, va bene, allora fa niente. Ci andiamo un'altra volta.
Allora ci sentiamo. Ciao. Buon lavoro. No, non può essere stata una donna ad ucciderlo. Ma perché no? È l'ultima che l'ha visto vivo. Di lei non sappiamo niente. E per di più, dopo l'omicidio, è sparita. Si ricorda che ero incerta su questa ferita? Sì. Ecco, dalle analisi che ho fatto, sono sempre più convinta che non sia stata provocata dalla caduta, ma da una colluttazione. Sì, ma questo che c'entra con... Ma lui era troppo grosso per essere stato fatto fuori così da una donna. Ma perché no? Stiamo parlando di un militare. Donna o uomo, non c'entra niente. Ecco, certo. Per voi non c'entra mai niente. E non ne faccia sempre una questione ideologica. Terzani, io non sono una stupida e non lo sto dicendo per una questione ideologica, come dice lei. Contro uno di questa stazza, per una donna, è impossibile. Purtroppo voi uomini siete fisicamente più forti. E non perdete neanche mai occasione di dimostrarlo. Non vale per tutti. Beh, ma non mi riferivo a lei, Terzani. Lei è bravo e buono. Buona indagine. Scusi che sono stata tutta la notte. Mi spiace. Però ne valsa la pena. Guardi. Allora, sono riuscita a tracciare i suoi SMS. E vede, ne sta mandando anche in questo momento. Allora, non sono riuscita a tracciare l'interlocutore. Però ho scoperto che dalle risposte qualcuno oggi andrà a casa sua alle 17. E lei sarà lì ad aspettarlo. Perfetto, e noi la dobbiamo anticipare. Sto arrivando. Spero che stavolta tu non metta in mezzo il lavoro o tua moglie, perché ho grandi progetti per te. Signora Lucini. Signorina. Mi scusi. Polizia ci dovrebbe seguire in commissariato. Per che cosa? È una pura formalità. Prego. Prego, non si preoccupi. Armando, ci pensi tu al taxi? Rex. Perché mi guarda così? Non sono esattamente come si aspettava un militare, vero? No. Una bellissima sorpresa, però. Cominciamo dall'inizio. Perché è andata via? Dov'era? Milano, per conto dell'esercito. L'esercito, però, non sembra convinto di voler avallare questa sua versione. Chissà perché, quando si parla di lei, non si sbottonano più. Perché faccio parte di un reparto speciale e si tende sempre a parlarne molto poco. Ma se vuole posso farle avere tutta la documentazione necessaria. Capisco. Perché sono qui? Perché è qui? Perché lei è qui? Per lui.
Vi conoscevate? Sì. Si chiamava Jamal, eravamo amici. Ci conoscevamo da poco, ma eravamo amici. Dove vi eravate incontrati? In Congo, 3 anni fa. Era un contractor. Un mercenario, per semplificare. Da qualche anno lavorava per un'agenzia di sicurezza privata che si occupa dei rapporti tra l'Italia e la Repubblica Democratica del Congo. Eravate amici o eravate... insomma, stavate insieme? No, flirtavamo, scherzavamo. Gli è successo? Questo me lo dovrebbe dire lei. Potremmo cominciare da quando siete andati a mangiare il sushi pochi giorni fa. 8 giorni fa, no? Avete mangiato insieme? Sì, vabbè, ma non c'è tanto da raccontare. Beh, dovrebbe arrivare a momenti. Aspetto qui con te se vuoi. Sei gentile. Non posso ricambiare questa galanteria. Vuoi un passaggio? No, ti ringrazio. All'albergo a 2 passi da qui faccio una passeggiata. Ti posso accompagnare a piedi? Ci metto un secondo a desiderare il taxi. No, no, non ti preoccupare. Senti, Veronica, io... io so... Jamal, tua moglie è in Congo. Non credo che tu abbia pensato a lei mentre baciavi me. No, è un po' più complicato. Non vorrei peggiorare le cose. Peggiorare le cose? Io non aspetterò in eterno, Jamal. E una di queste sere io vengo in albergo da te. Che tu mi inviti oppure no. E questa è l'ultima volta in cui l'ha visto vivo. Sì. Poi ci siamo sentiti via telefono, però era sempre di fretta, sempre scostante. Non sembrava nemmeno lui. Che ne so, forse gli sono stata troppo addosso, l'ho spaventato, però io stavo soltanto giocando. Poi? Ha detto poi? Sì. Poi quando? Poi fino a ieri dovevamo vederci oggi. Perché quando è morto, scusi? 8 giorni fa, subito dopo essere uscito dal ristorante con lei. 8 giorni fa? Ah, aspetti, mi scusi, ma lei ha detto che l'albergo era lì vicino, no? Sì, era lo Sheraton, stava a 2 passi. Nous y sommes tous? No, il manque seulement le nouveau là. Lui, c'est un vrai con, lui. Il fait toujours comme bon lui semble. Il se prend pour qui, à la fin? Chut. Et le voilà. Hé, hey, Jamal, tout va bien? T'as vu ce que je te disais? Un vrai con. Oui, il est bizarre. Il est bizarre, son mec. Ricapitoliamo. Vi siete sempre e solo sentiti via messaggio, giusto? Giusto. A parte quella telefonata che le accennavo. Per favore, sentiamoci dopo. Quella in cui non sembrava nemmeno essere lui, no? Esatto. Ma era lui, vero? Buongiorno. Mi dica pure. Polizia. Ho bisogno di informazioni. Scusi, forse è meglio che la faccio parlare con il direttore. No, guardi, non ho tempo. Devo controllare la stanza di Jamal Agbaje. Jamal Agbaje, certo, controllo subito in che stanza si trova. Guardi, qui leggo che il signor Agbaje è uscito pochi minuti fa. La sua stanza è stata pagata dalla società per cui lavora.
E come si chiama? Controllo. Opera, un'azienda di security congolese. Grazie. Credo proprio che fosse lui. Forse era il suo assassino. Probabilmente non voleva che il cadavere venisse cercato. E si è spacciato per la vittima. Non è possibile. Dovevamo anche vederci. Se le cose stanno come penso io, non si sarebbe mai presentato. E se lo avesse fatto, sarebbe stato per ucciderlo. Deve avere passato molti giorni in albergo a rispondere ai suoi contatti. Amici, parenti, colleghi di lavoro. Come ho fatto a non accorgermene? Cioè, doveva aver imparato anche il timbro della voce di Jamal. Certo, se fossi stata più attenta me ne sarei accorta, non è possibile. Mi ha rubato la vita in due modi diversi. Adesso non mi resta altro che capire il perché. Agbagé? Sì, dovrebbe essere stato attivo in Congo 3 anni fa. Cosa cerchiamo? Lavorava per un'agenzia di sicurezza privata, si chiama Opera. Che cazzo succede? Un posto di blocco. Ciao, che succede? C'è un politico dall'estero, mangia al ristorante, c'è a Roma. Sì, ascolta, si può andare a piedi? Sì, a piedi. Grazie. Eccolo. Jamal Agbagé lavora per una compagnia che si chiama Opera. Chiamali subito. Andiamo, Rex. This is Laura Malforti speaking. I'm Italian police. I'm calling from Rome. We found a body a week ago, and we think it's one of your soldiers, Jamal Agbagé. Are you sure about this? Ok, hold on a second. Dicono che è impossibile, che ha risposto ieri una mail di briefing e è uno dei cecchini mandati a difendere il ministro del Congo. È tra quelli posizionati sui tetti in piazza dei mercanti. Lo c'è bene, Jamal. Ti va alle a droga, ma c'è bene alle a gauche, ok? Oui. Lei lo sapeva che sto ministro stava a Roma? E tu lo sapevi che la scorsa settimana a Roma c'era l'imperatore del Giappone? No. Ecco, nemmeno io. A Roma è un continuo di delegazioni straniere, non è che uno blocca la città sempre come per Obama. Vuoi chiamare Terzani?
Dottoressa Fiori. Terzani, ho bisogno che mi ascolti molto attentamente. In Piazza dei Mercanti c'è un cecchino che dovrebbe difendere un ministro, invece è l'uomo che stiamo cercando. Sono qua. Dov'è? Su un tetto. Dovrebbe essere di fronte a un ristorante che affaccia sulla strada. Sac de merde! Portatelo via, forza! E anche questa volta ce l'abbiamo fatta. Grazie a Rex, il ministro è salvo. Vieni cucciolo bello di Rex, anche oggi ti sei meritato il tuo premio. Bello lui, bravo. Senza di te. Signora Lucini. Sì. Prego. Era lui, vero? Sì. È un killer prezzolato della Repubblica Democratica del Congo. Il suo nome è Ahmed Farah, ma si fa chiamare Mantide. È ricercato da tutte le polizie del mondo. Lo ha assoldato un gruppo terroristico congolese, i Leopardi di Kinshasa. Sì. Ne ho sentito parlare quando ero in servizio in Congo. Sono estremisti, ex simpatizzanti del regime di Mobutu. Ma non sapevo che organizzassero anche attentati su scala internazionale. Sì, da quel poco che sappiamo, il governo a casa loro li tiene sotto controllo. Immagino volessero attirare l'attenzione all'estero. Come l'ha ucciso? L'ho aspettato sotto un cavalcavia vicino al ristorante giapponese. Quando Jamal è arrivato c'è stata una breve colluttazione tra i due. E Ahmed gli ha spezzato l'osso del collo. E poi l'ha buttato nel pozzo. Prima di buttarlo gli ha tolto i vestiti. Li ha indossati. Gli ha preso le chiavi della macchina e dell'albergo. Insomma, gli ha rubato l'identità. La faccio accompagnare? No, prendo un taxi, grazie.
Ciao. Che ci fai qui? Passavo di qua. Ti porto a casa. L'ultima volta hai detto che non volevi più saperne di me. Vabbè, dai, per un passaggio non muore nessuno. Dai. No, è meglio di no. Grazie. Se hai bisogno di qualcosa... Grazie. Mm-hmm.